Noi ambulanti di Roma, invisibili, calcolati anche dal governo, non invisibili, che a Roma la RAGI vuole riapplicare una legge nazionale. In tutti i comuni d'Italia stanno rinnovando le licenze, a Roma la RAGI, per aver ascoltato solo il parere del garante, che non è vincolante, vuole rimettere a bandi 12.000 licenze di ambulanti in sede fissa e mercati giornalieri. È inaccettabile che ancora oggi, dal 22 di febbraio, il governo non ha preso posizione. Estetista di Roma, ad oggi ancora siamo qui, su questa piazza, al Circo Massimo. Non siamo rappresentati da nessuna categoria, non c'è nessuna categoria del nostro settore qui presente per difenderci. Abbiamo bisogno di risposte oggi, subito, da questo governo. Ci hanno messo KO a tutte le partite IVA, non è più possibile, ci stanno togliendo la possibilità anche di manifestare, di chiedere i nostri diritti. Siamo arrivati in un punto di non ritorno, di una mera dittatura. Beh, speriamo che verremo chiamati dal governo Draghi, quindi appunto purtroppo il governo Draghi è formato da tutti i governi, dalla destra, dalla sinistra, dal movimento. No, se c'era un referente specifico, sviluppo economico, non lo so. Noi non vogliamo referenti, noi siamo degli imprenditori, non lavoriamo di politica, noi lavoriamo di sì e no, si fa, non si fa. E questo, per noi, le cose funzionano in questa maniera, per cui noi abbiamo preparato i nostri punti, quando ci accoglieranno li presenteremo, se hanno appunto la faccia e si degnano di presentarsi noi siamo felici. La delegazione sarà composta da? Beh, siamo diverse associazioni che partono dal nord dell'Italia a sud Italia, però la parola è una unica: aprire. Se si ferma il turismo si fermano i ristoranti, si fermano gli alberghi, si fermano tutti i negozi, che la filiera intera. Ed è, io parlo, non sono dipendente dall'Italia, non lo sono mai stato. Per fortuna, possiamo dirlo oggi? Per sfortuna, perché se fossi un dipendente all'Italia almeno avrei un minimo di cassa integrazione. Invece dopo due fallimenti i miei... Qual era la compagnia? Prima l'Azzurra e poi la Winjet. È stato fatto un concordato preventivo, non è stata salvata la compagnia, sono andati tutti spa a casa e poi ci hanno detto, abbiamo parlato anche col ministro Passera, che ha detto vi garantiamo 7 anni fra cassa integrazione e mobilità. Ma chi la vuole? Gli ho detto, ma si rende conto di quanto costa lo Stato italiano? 70 milioni di euro, non è meglio prendere 30 milioni, gestisci la compagnia e i dipendenti con i loro stipendi e le tasse te li ridanno indietro i 30 milioni? Queste sono le cose sbagliate. L'Alitalia non è un carrozzone come viene sempre detto. L'Alitalia è un assetto strategico del nostro paese, che se la facciamo fallire siamo rovinati, perché la strada è quella. Il turismo se lo portano in Francia, se lo portano in Germania, se lo portano in Olanda. Sono praticamente diminuiti gli slot e anche le tratte, all'Italia è già stato annunciato. Possiamo pensare di lasciare andare un assetto strategico come la nostra compagnia di bandiera? Quella compagnia è il motore dell'Italia. Allora, Ciro Nennella, famosissimo ristoratore napoletano. Ciro, cosa sta accadendo? Quali sono attualmente i programmi che avete dopo la discussione avuta con i dirigenti della Digos? Abbiamo chiesto di andare in una delegazione a parlare con qualcuno del palazzo, perché siamo qua a fare le poesie, a dire le poesie in mezzo alla piazza, qua chi fa politica qua, chi fa politica là. Noi non vogliamo niente, noi vogliamo faticare e vogliamo rapire. Facciti ci parlare con qualcuno che c'era la sicurezza e rapire e non ci fa giuro di più. Pure in sicurezza, ma rapire non ha mai giuro di più, perché non ce la facciamo più. Perfetto, una domanda volevo fare a lei. L'ho vista molto attiva nel movimento e anche nella discussione. C'è una spaccatura secondo lei all'interno di questa giornata di lotta? Una spaccatura non c'è, ci sono elementi che vedono la situazione in un modo e altri che la vedono in un'altra. Noi siamo per manifestare il nostro disagio sotto al palazzo che ci dovrebbe ascoltare e che fa finta di non ascoltarci da 3-4 mesi. Pasquale preferisce parlare
con la gente, io sarei per convincere le forze dell'ordine a portarci sotto il palazzo, perché pacificamente, chiaramente la è sottinteso, non l'ho specificato, no, spieghiamolo, perché ci stanno voci, sono venuti proprio vicino a noi e ci hanno detto che probabilmente volevate fare delle azioni di forza. Allora, qua ci sono dipendenti che fanno i pizzaioli, camerieri, cuochi, ci sono titolari di imprese, ci sono rappresentanti, agenti di commercio, tutte persone abituate a lavorare che non sanno fare neanche violenza. Noi abbiamo chiesto alle forze dell'ordine se ci circondavano e facevamo un corteo pacifico per essere tutelati, perché abbiamo paura anche noi di infiltrazioni violente e noi non le vogliamo. Noi vogliamo andare a manifestare il nostro disagio come facciamo da più di 4 mesi e nessuno ci ascolta. La gente non riesce più a mangiare. Perdonami, cosa chiedete sostanzialmente? Dignità. Il lavoro è dignità.